Il tuo obiettivo è correre 10 km in 50 minuti o sotto? Segui tutto questo video fino alla fine. Cari 451, correre 10 km sotto i 50 minuti per molti rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi per la corsa, per chi ha iniziato a correre da poco, per chi corre da tempo. Diciamo che i 60 minuti, i 50, i 45, i 40, i 38, i 35, poi ancora scendere, ovviamente si restringe l'imbuto, rappresentano sempre quelle pietre miliari che un runner nel momento che raggiunge vuole raggiungere poi successivamente. Quindi obiettivo dopo obiettivo creiamo la nostra storia di personal best nella corsa. Da anni su runner451.it ho un articolo che più o meno viene letto da 350.000 persone l'anno, in cui trovi le tabelle generiche per 10 km, per chi vuole scendere sotto i 50, i 45, i 40 e i 38. Ovviamente, essendo una tabella generica, abbraccia più persone possibili e non tiene conto della personalizzazione. Questo è abbastanza banale. Quindi, come ho anche raccontato nel mio libro, ma in generale come consiglio sempre, se utilizzate una tabella generica cercate di personalizzarla e adattarla a voi, però senza stravolgerla. Ci sono dei principi cardine che andremo a vedere proprio adesso per trovare il modo di abbattere il muro dei 50 minuti nei 10 km. La prima cosa che vedete in questa tabella è che è basata su 4 allenamenti settimanali. Perché 4? Per correre una 10 km può essere sufficiente anche allenarsi solo 3 volte alla settimana. Meno di 3 non lo trovo produttivo, perché non ci sono abbastanza stimoli allenanti. Se siete abituati a correre 3 allenamenti e avete la possibilità di aumentare a 4, seguite questo consiglio. Prendete il volume settimanale medio che avete fatto nelle ultime settimane e iniziate a fare lo stesso volume ma diviso in 4 sedute. Progressivamente andate a aumentare quelle e vedrete che rispetterete i tempi di adattamento alle nuove numero di sedute. Se invece potete correre solo 3 volte, eliminate il terzo allenamento che trovate nella tabella che vedete qui online proiettata mentre vi sto parlando, ma che poi potete trovare nel link che vi metto in descrizione. Come vedete, è basata sulle ultime 8 settimane di lavoro. Cosa vuol dire? Che prima bisogna fare un periodo di costruzione. Non partiamo a bomba, questo è il periodo specifico finale in cui fissiamo la nostra gara obiettivo e circa 2 mesi prima iniziamo a lavorarci. Importantissimi, che spesso vengono un poco considerati, sono i lavori lenti, che come vedete hanno la maggioranza del tempo. Nella prima parte della tabella andiamo a migliorare quello che è il nostro massimo consumo d'ossigeno, andiamo ancora a fissare un po' i volumi. C'è chi mi chiede perché devo correre 16 km se gareggio per una 10, per fissare, migliorare la tua resistenza di base, che ti aiuterà tantissimo sia per poi affrontare gli allenamenti più impegnativi sia il giorno della gara. Nel correre delle settimane andremo ad inserire sempre allenamenti che si avvicinano di più alle condizioni di gara. Vedete che ho inserito una simulazione di una 10 km che potete andare a fare anche in una gara test se il vostro calendario ve lo permette. Il medio compare più volte. Il medio è un allenamento fondamentale per la 10 km perché migliora la capacità aerobica, cioè la capacità di conservare per più tempo l'intensità di gara, ok? Perché se io mi alleno solo su ripetute brevi e magari miglioro la velocità sulla stessa distanza, ad esempio sui 1000, ma poi non lavoro per fare in modo che quell'intensità che ho raggiunto duri per più tempo, succederà che verso i 3/4 della 10 km subirò un fortissimo calo. Altra cosa importante, la simulazione test ci darà anche un riferimento di quello che è il ritmo gara. Quando manca un mese alla gara obiettivo, posso ancora migliorare il mio passo? Assolutamente sì, soprattutto se sono all'inizio di un percorso di crescita di corsa. Ma attenzione, non pensiamo di rivoluzionare il mondo, quindi teniamo a caro quel test che faremo, sia per valutare se siamo partiti troppo forte, cosa che capita spesso, sia per poi dopo ricalibrare le velocità di riferimento. La velocità di riferimento, trovate un test da fare nel link all'articolo della tabella per i 50, 45, 40 eccetera minuti che vi ho detto, che vi aiuterà a stimare il vostro massimo consumo d'ossigeno alla vostra soglia. Chiaramente non è predittivo completamente perché ci sono condizioni diverse, ma può essere una prima indicazione. Se
se avete fatto invece da poco una gara di circa un'ora di lavoro, l'andatura media potrebbe essere la vostra velocità di riferimento. Insomma, i test sono infiniti, però l'importante è fissare la velocità di riferimento. E un'altra cosa importante a cui io tengo tantissimo è la bassa intensità. I lenti possono essere 40-50 secondi più lenti della velocità di riferimento, fino a un minuto, un minuto e 20. Mi raccomando, non concentratevi solo su questo. Potete usare il cardio non superando l'80% della vostra frequenza cardiaca massima, ma soprattutto utilizzate la percezione dello sforzo. L'allenamento lento non deve essere mai faticoso. Finito, dovete avere ancora voglia di correre, potreste ripetere quasi l'allenamento. Ora divertitevi con la tabella dei 50 minuti, però prima mi raccomando, non perdetevi questo prossimo video.